Buongiorno ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio. Sono qui perché sto facendo qualche lavoro al camion, però oggi non voglio parlarvi di questo. Continuiamo con la nostra serie sugli episodi perduti. No, però scusa, mi avevi promesso che oggi mi avresti fatto presentare a me. Sì, però voglio prima terminare con questo lavoro. Dopo ti faccio raccontare quello che vuoi. Però io a quel punto quando è che racconto quello che mi piace? Guarda, al limite ti faccio dire qualcosa, ogni tanto. Vabbè, già qualcosa. Dai, vamos. Andiamo. Vamos. Che musica, ragazzi! A me sembra proprio quella perfetta per raccontarvi di quella volta che io e Lucia siamo partiti da Milano e siamo arrivati fino a Ulaanbaatar, in Mongolia! Ma no! No! Vecchio! Ci ho provato, mi hai detto che ti dovevi cambiare la maglietta e quindi ci avresti messo un po', io volevo intanto intrattenere un po' i miei amici. Hai sbagliato! Va bene, me ne vado subito. Meglio, buon lavoro. Grazie. Ci ha provato, ma non ce l'ha fatta. Mettiamoci al lavoro. Buongiorno, eccoci qui al nostro terzo episodio dove cercherò di seguire le immagini che avevamo registrato durante la nostra prima fase del viaggio per raccontarvi tutto il percorso che abbiamo seguito per arrivare fino al punto dove siamo ora. Nello scorso episodio ci eravamo imbarcati su una nave cargo che da Dakar ci avrebbe portato a Montevideo. Il viaggio è durato più o meno un mese, molti potrebbero pensare che sia un periodo lunghissimo, effettivamente lo è, ma devo dire che noi ce lo siamo goduto proprio tutto. Ma dopo questo periodo arriveremo al momento in cui sbarchiamo in terra sudamericana, più precisamente in Uruguay. La prima cosa che dovremo fare a Montevideo sarà sdoganare il nostro veicolo. Arrivando dalle estenuanti pratiche doganali di Dakar, eravamo preparati al peggio. Tuttavia, dobbiamo dire che verremo subito smentiti. Dovremo aspettare solo un paio di giorni a Montevideo perché arriveremo di sabato e tutti gli uffici erano chiusi. Ma questo sarà un buon motivo per visitare questa città che a noi è piaciuta tantissimo. Non avevo la videocamera, ma avevo la macchina fotografica. Infatti, ho fatto un po' di foto che vi mostro. Non vi nascondo che arrivare a Montevideo è stato un forte impatto, non tanto per la cultura completamente diversa a quella a cui eravamo abituati, ma perché per la prima volta dopo diversi mesi ci è sembrato di tornare un po' in Europa. Montevideo è una città molto europea, molto bella, molto curata, pulita, molto diversa, dobbiamo dire, dalla Dakar che avevamo lasciato. Scusa, però ti sei dimenticato di dire che quando siamo arrivati a Montevideo non sapevamo neanche una parola di spagnolo, perché il nostro arrivo qui era del tutto inaspettato e assolutamente non programmato. Effettivamente hai ragione, non l'ho detto. Vedi che ogni tanto qualche cosa di interessante la dico? Bravo. L'Uruguay è un paese molto particolare, c'è tantissima campagna e le grandi città sono quasi tutte sulla costa. Noi ci siamo buttati subito nell'entroterra andando a cercare nei percorsi un pochettino alternativi a quelle che sono le poche strade principali che ci sono in questo paese. E devo dire che siamo subito rimasti affascinati da quelle che sono queste campagne. Il regno indiscusso dei gaucho, questi che sono cowboys, che sono davvero importantissimi in Uruguay, che è un paese che vive tantissimo di allevamento. Come potete vedere dalle immagini, abbiamo cercato dei percorsi molto alternativi. Eravamo abituati al fuoristrada africano e quindi diciamo che ci sembrava un po' strano percorrere le strade asfaltate e quindi cercavamo di evitarle il più possibile. Ma qui ragazzi ci renderemo conto abbastanza in fretta che non sarà così facile, perché il Sud America è molto diverso dall'Africa.
vedendo il video precedente, molti ci hanno chiesto come mai abbiamo lasciato l'Africa così in fretta. Il motivo principale è stata la stagione. Non eravamo in Senegal nella stagione corretta. Ancor più non eravamo nella stagione corretta per tentare di attraversare l'Africa centrale. E per questo abbiamo deciso di andare verso un paese più freddo. Passando l'equatore con la nostra nave cargo, abbiamo invertito le stagioni. Infatti arriveremo in Uruguay d'inverno. Troveremo tantissime di queste che loro chiamano aree del recreo, che sono dei parchi enormi, super attrezzati, a volte anche con la presa di corrente a fianco al barbecue, completamente liberi, gratuiti e privi di ogni forma di vita. Perché la stagione fredda non è propizia per andarsi a fare il barbecue sulla spiaggia. Per noi sarà fantastico perché troveremo tantissime aree dove fare una sosta libera super confortevole, in un'area che poteva essere un campeggio praticamente, gratuito. Devo essere sincero, credo che l'Uruguay sia il paese al mondo dove io personalmente ho visto i più bei tramonti della mia vita. Non è mancata una sera o sulla costa dell'Atlantico o all'interno nel Rio de la Plata dove non godere di un tramonto incredibile, cioè dei colori che molte delle foto che ho messo su Facebook all'epoca la gente pensava che io avessi pistolato in qualche modo, in realtà no ragazzi, l'Uruguay ci ha regalato dei colori incredibili che ancora davvero mi risuonano all'interno del torace, talmente tanto era la mia emozione. Pazzesco. L'Uruguay è un paese che a me personalmente è piaciuto tantissimo e mi ha stupito in particolar modo per la sua storia contemporanea. La prima che vi racconto riguarda il villaggio di Conquillas. Quello che vedete alle immagini, che oggi è un paese, all'inizio del Novecento era diventata una vera e propria città. Vi era insediata una importantissima impresa inglese che aveva un giacimento di sabbie e pietre, ma la cosa più particolare è che qui divenne famoso un personaggio che si chiamava Evans, che era l'unico superstite di un naufragio di una nave avvenuto proprio nel Rio della Plata di fronte a questo villaggio. Questo signore si rivelò un commerciante straordinario. Trovatosi da solo e superstite su questa spiaggia, si mise a cercare di sopravvivere vendendo poche cose, cibo fatto in strada, agli operai che lavoravano in questa fabbrica. E pian piano fece molti soldi e addirittura aprì il primo deposito di attrezzi da lavoro per venderli agli agricoltori, nonché alla fabbrica stessa. Ma la cosa che mi ha lasciato davvero a bocca aperta è il fatto che questo commerciante si mise a battere una moneta propria, moneta che divenne così importante che fu quella utilizzata poi dall'impresa stessa per pagare i suoi operai. Va messo l'accento sul fatto che questa era l'industria più grande dell'Uruguay e questo paese all'epoca era l'unico e il primo ad avere l'energia elettrica. Pensate la lungimiranza di questo personaggio, davvero una storia che mi ha affascinato. Simone. Pronto? Ma cosa ci fai qua dentro? Ciao, no scusami, ti chiamavo per dirti che davvero questa storia mi è piaciuta tantissimo. Adesso però me ne fai raccontare una a me. Ma non ci penso proprio, guarda, mi hai stufato. Ma dove mi stai portando? Dove mi stai portando? Ma no, sento come se fossi al mare. No. No, non mi vorrei mica chiudere dentro il frigorifero. No, ti prego, fa freddo. Non mi chiudere qua dentro. Cioè, non se ne può più. Basta. Adesso l'ho sistemato.
è indiscutibile che il nostro percorso arrivato in Sud America seguirà molto le orme di quelli che sono i conquistadores spagnoli. Infatti qui in Uruguay inizieremo la visita delle città più importanti visitando Colonia del Sacramento. Ma parlando di Valentino, ci divertiremo a seguire quello che è il Rio de la Plata, fiume molto importante per quello che riguarda la storia della scoperta del Sud America, dato che qui i primi grandi esploratori come Magellano e Diaz tentarono di utilizzare questo fiume per trovare un passaggio per andare verso il Pacifico. Naturalmente non ci riuscirono, però pensate cosa ci deve essere sul fondale di questo che all'apparenza potrebbe sembrare addirittura un mare, ma in realtà pian piano si stringe diventando un fiume molto impervio. E noi tra l'altro l'abbiamo anche navigato questo fiume utilizzando la nostra nave cargo. Posso chiamarla anche nostra, ragazzi, no? Dai! Ma come vi ho detto, l'Uruguay mi ha stupito soprattutto per quel che riguarda la sua storia contemporanea. Per me è stata un'emozione incredibile, ad esempio, visitare il frigorifico Anglo, quello che è stato dichiarato pochi anni fa patrimonio universale dell'UNESCO per quanto riguarda la rivoluzione industriale. Alla fine del 1800 l'azienda tedesca Liebig installa a Fray Bentos il primo stabilimento al mondo dove viene prodotto l'estratto di carne. Successivamente questo ciclo produttivo si trasformerà in quello che diventa la prima produzione mondiale di carne in scatola. Per intenderci parliamo di quella che in Italia ha reso famosa la Simmental. Nel 1920 questa azienda venne presa in mano dagli inglesi e cambiò nome, divenne Anglo. Se qualcuno fa una ricerca su Google probabilmente troverà delle scatole di carne in scatola con l'etichetta Anglo. Per darvi un'idea delle dimensioni di questa industria vi ridico dei numeri che mi sono rimasti impressi per diversi motivi. Il primo è che lavoravano qui più di 5.000 persone, ma la produzione arrivava a trattare più di 400 mucche all'ora. Durante la Seconda Guerra Mondiale l'esportazione di carne da questo stabilimento era talmente elevata che pensate venne soprannominata la cucina del mondo. In quel periodo addirittura la moneta uruguayana aveva preso un valore superiore a quello del dollaro americano. Essendo personalmente molto affascinato di tutte queste tematiche, sono rimasto davvero entusiasta di questa visita, che tra l'altro abbiamo fatto in maniera totalmente gratuita. E che parlando di un sito monumento dell'UNESCO direi che è una cosa davvero molto particolare. More factory, Papua. 4 years ago that the factory closed in 1979. Mi sono fermato a parlare parecchio tempo con una persona che lavorava lì, che si è dimostrata davvero molto gentile con noi, forse perché ha visto che ero veramente emozionatissimo. E a questa persona ho posto una domanda che mi è venuta subito appena sono entrato qua dentro. Ho detto: questo stabilimento è chiuso dal 1970, com'è possibile che sia ancora così ben conservato? Perché ci sono ancora tantissime cose da vedere, tantissime cose che sembrano proprio come se fossero state abbandonate da un minuto all'altro perché è successo chissà che cosa. E questo ragazzo mi ha dato una risposta a cui non avevo pensato. Questo stabilimento era talmente importante per la popolazione di Fray Bentos che quando è stata chiusa, è stata abbandonata, hanno voluto custodirla nel miglior modo possibile. Nessuno si sarebbe mai permesso di entrare e rubare qualcosa per rivendere il ferro, per rivendere i materiali, comunque ancora oggi magari preziosi per quello che riguarda l'industria del riciclo in generale. È sicuramente una storia incredibile e magari molti di voi potrebbero pensare che una cosa così in Italia non potrebbe mai succedere. In realtà la storia di Fray Bentos e di come la sua popolazione ha reagito a protezione di questa azienda che per tantissimi anni l'aveva sostenuta mi ha ricordato una storia italiana. Non so quanti di voi si ricordano nel 1994 la situazione in cui si è trovata la Ferrero, quando a seguito di un'alluvione l'azienda fu completamente sommersa da 3 metri d'acqua. 2 giorni dopo questa terribile tragedia tutti i dipendenti della Ferrero si trovano di fronte alle porte d'ingresso e si mettono a disposizione per salvare l'azienda con le loro mani.
Questa è una storia che mi ha raccontato in prima persona un operaio della Ferrero e che quindi mi è rimasta particolarmente nel cuore, perché pensate che in 15 giorni di duro lavoro sono riusciti a rimettere in piedi l'azienda che ha ricominciato la sua produzione. Quindi anche in Italia possiamo raccontare una storia molto simile a quella di Fray Bentos. Mentre ci muoviamo verso il confine con l'Argentina, siamo sempre alla ricerca di percorsi alternativi. Siamo ancora orientati nella ricerca del fuoristrada quanto più possibile. Ci troviamo anche nella stagione invernale, quindi i percorsi sono via via sempre più difficoltosi. Ma questi ci consentono sempre di arrivare in luoghi davvero molto interessanti, come ad esempio quest'area ricreativa, anche in questo caso era praticamente abbandonata e completamente a nostra disposizione. Una cosa che ogni giorno in Uruguay mi lasciava senza parole. Avvicinandoci al confine Uruguay-Argentina ci siamo imbattuti nella centrale idroelettrica di Salto Grande e voi direte, vabbè, che è? La cosa incredibile, almeno che a me è risultata incredibile, è che arrivando di fronte a questo sito ci siamo accorti che c'era la possibilità di entrare a fare un tour gratuito per vedere dall'interno questa centrale idroelettrica di primaria importanza per il paese. E quindi quello che abbiamo fatto è parcheggiare al volo, aspettare non più di mezz'ora, è stato organizzato un tour, io dico al volo, e ci hanno portato dentro, ci hanno spiegato come funziona tutte le turbine, come funziona il sito, la capacità, insomma una cosa che davvero mi ha stupito. Non so quante altre volte possa capitare di andare a vedere all'interno un sito di importanza strategica per un paese. E così entriamo in Argentina. E qui vi racconto un aneddoto. Dovete sapere che da questo momento in avanti ogni paese che lasceremo ci racconterà qualcosa di negativo nei confronti del paese in cui stiamo entrando. Così hanno fatto gli uruguayani, ci hanno detto attenzione quando entrate in Argentina perché è muy perigloso, son todos rateros, mucho cuidado en todos. Insomma, tutti ci dicevano di stare attenti perché l'Argentina è pericolosa. E quindi insomma siamo entrati per la prima volta in Argentina un pochettino con le orecchie alzate, gli occhi ben aperti. Ma che succede? Che ci capita di parcheggiare la prima notte dopo una frontiera relativamente abbastanza semplice nel bel mezzo di un campo da calcio di un piccolo paese. E qui capiamo subito che le cose non erano proprio come quelle che ci avevano raccontato. Insomma, tutti hanno un po' paura del vicino, mi sembra di capire. Non lo so, ha ragione o no, lo scopriremo. Ma come vi dicevo, ragazzi, noi vogliamo percorrere per quanto possibile strade alternative. E qui cosa facciamo? Ci infiliamo subito su una sterrata pazzesca di 250 km per raggiungere l'Esteros de Liberá, un parco nazionale poco visitato, forse per via del fatto che è un po' difficilmente raggiungibile. Qui infatti vedremo per la prima volta gli yacaré, i caimani, e i capibara o carpincio come li chiamano in Argentina. Pensate che il carpincio ad oggi è il roditore più grande esistente al mondo. Sono degli animali davvero simpaticissimi che sguazzano all'interno di queste lagune. Non so se inconsapevoli del fatto che al loro fianco ci sono questi yacaré a bocca aperta, che probabilmente però non sono interessati all'articolo. Ma la fauna non è la prima cosa con cui entreremo in contatto in questa regione, infatti vedremo per la prima volta i ponti di legno. Ponti che vedrete nelle puntate successive ci costeranno molto. Ma non vi do anticipazioni, no spoiler at all. Dopo queste visioni che rimarranno scolpite al nostro cervello all'infinito, credo, arriviamo nel parco dell'Esteros de Liberá.
Esteros in lingua spagnola significa zona umida, mentre Iberá è un termine che arriva direttamente dalla lingua guaraní, il dialetto dei nativi di questa regione. Iberá significa acqua splendente e devo dire che camminare per i sentieri di questo parco ci ha dato davvero questa sensazione. Pensate che questa è la seconda zona umida più grande del mondo. La prima è il Pantanal. Ci passeremo. Ma se siamo arrivati percorrendo una strada impervia, decideremo di lasciare l'Esteros de Iberá percorrendone una ancora più incasinata. Ma la cosa molto interessante è che qui incontreremo due ragazzi tedeschi che a bordo di un van hanno cercato di percorrere questa pista sabbiosissima. Ci fermiamo, facciamo la loro conoscenza e capiremo che sono un pochettino preoccupati per quello che li aspetta nei chilometri successivi. Quindi l'unica cosa che potevamo fare è seguirli per circa 20 chilometri fino ad arrivare in un bivio che li avrebbe condotti a una strada un po' più semplice. A questo video ci saluteremo perché oggettivamente il loro veicolo non era adatto a percorrere quella pista e noi proseguiremo all'interno del paese percorrendo una pista che mi ricordo ancora bene, non era segnata sulla mappa perché probabilmente era una pista che era stata utilizzata per costruire un accesso a una regione dove stavano facendo dei lavori probabilmente di prospezione piuttosto che di taglio di alberi, non ne ho la minima idea. Infatti dopo circa 50 km questa strada termina assolutamente nel nulla. Il nostro impatto con l'Argentina è stato questo, assolutamente super positivo. Abbiamo subito capito che questo sarebbe stato un paese che nei mesi successivi ci avrebbe regalato davvero tantissimo. Io per oggi voglio salutarvi qui, perché nel prossimo capitolo inizieremo con la visita di un sito incredibile, dopodiché entreremo in Brasile, quindi lasciamocelo per la prossima volta. Spero davvero che questo episodio vi sia piaciuto, naturalmente continuate a metterci like e i commenti se volete che proseguiamo con questo racconto, per noi è davvero molto importante sapere la vostra opinione perché fate parte dell'equipaggio e quindi il viaggio va vissuto insieme dall'inizio alla fine, anche in questo racconto. Grazie mille, ci vediamo alla prossima, buona serata. Classic cliche, we're on the run. This is what we were.